Buonasera. Allora, voglio fare un'analisi. L'analisi è molto semplice. Se una squadra che è terza in classifica c'ha meno di 5.000 persone allo stadio, vuol dire che è una squadra terza in classifica in Serie B. Vuol dire che è una squadra che non interessa. Non interessa la città, non interessa il pubblico, non interessa la provincia. 300.000 persone fa la provincia di Terni. Ora, sinceramente, meno di 5.000 persone, una partita giocata alle 4 e mezzo. Guardate che è poco dignitoso, sinceramente, per una squadra. Bisogna cominciare a essere sinceri con tutti. Come sono stato sincero oggi con i miei calciatori, è molto sereno, voglio cominciare a essere sincero con i ternani. O meglio, con quei ternani che si occupano di calcio e che sostengano che il calcio, evidentemente, a Terni è importante. Ormai dobbiamo cominciare a cambiare atteggiamento. Il calcio a Terni è una cosa che non interessa più a nessuno, meno che la partita contro il Perugia. Dopodiché, sinceramente, signori cari, dobbiamo ognuno cominciare ad assumersi le proprie responsabilità. Sapete che penso? Penso che Terni è una città che comincia a boccheggiare, comincia un po' a soffrire. Soffre troppo, soffre ogni cosa, soffre. Boh. Mi sembra che vi sia entrato proprio nelle ossa l'idea della sconfitta totale, sempre e comunque. Cioè, non sapete nemmeno vincere a questo punto. E lo dico con estrema serenità, sapendo che lunedì verrò da voi a fare una conferenza stampa per darvi le mie idee su come si risolleva una città moribonda. Bisogna cominciare a cambiare atteggiamento. Se veramente siete interessati alla Ternana ogni tanto, quelli interessati alla Ternana, veniteci allo stadio, perché si lotta, dicevo, si vince e si perde tutti insieme. Non festeggiate soltanto quando vi portiamo a casa il titolo, festeggiate e venite a combattere con noi anche quando bisogna durar fatica. Fate come fanno a Genova, come fanno a Bari, come fanno a Lecce, come fanno anche se non è in Serie B, come fanno a Catania, anche se è in cosa in promozione, come fanno a Livorno, dove ci sono 8.000 persone a una partita di promozione un anno fa contro il Pomezia. Cioè, cari signori, cominciamo a assumerci ognuno le proprie responsabilità, se no la vostra città andrà veramente a finire male, altro che unirsi a Lazio. Voi non vi unite a nessuno, sparite.